alfabetico abbiamo due numeri, uno della politica, il presidente dei deputati della Lega Riccardo Molinari e il vice segretario del Partito Democratico Giuseppe Provenzano, ex ministro. Eccoli qua. Chi entra, ecco. Da dove? Chi ha scelto visioni e chi ha scelto passioni, prego, accomodatevi. Mettiamo da qua. Dove volete? Ecco. Provenzano qui, Molinari qui. Salve, perfetto. Buonasera. Peraltro, vabbè, sappiamo che insomma le raccontiamo questa scuola così bella, così particolare, c'è il problema delle classi pollaio, ma di questo non parleremo ora. Voglio però fare a voi una domanda che sicuramente si stanno ponendo tanti italiani nelle nostre case, perché siamo tutti molto preoccupati per il piccolo Eitan, che come sappiamo è stato sottratto alla sua famiglia, alla famiglia alla quale è stato affidato dal nonno, che lo ha portato in Israele. Tutti si chiedono che cosa si può fare, lo chiediamo, sappiamo che c'è un caso giudiziario, però insomma c'è qualcosa che si può fare, soprattutto io dico, per impedire che questo bambino debba subire ancora altri traumi. Molinari, Provenzano, Molinari. Noi fortunatamente abbiamo un codice penale che prevede la sottrazione di minore, cioè, come giustamente ha detto lei, una inchiesta in corso, ci sono delle convenzioni internazionali, Israele è uno di quei paesi con cui l'Italia ha ottimi rapporti diplomatici, quindi insomma è inutile entrare nel merito adesso, perché credo che né io né il collega Provenzano abbiamo gli elementi per conoscere la vicenda nel dettaglio, insomma l'abbiamo seguita tutti quanti sui giornali. Ci sono organismi competenti a cui non possiamo che rinnovare insomma la fiducia, nella speranza di tutelare al meglio la condizione del bambino. Ecco, avete capito come possa essere successo? Ma guardi, innanzitutto va detto che il bambino è un bambino italiano, che è stato assegnato in Italia e per la Convenzione internazionale dell'AIA deve tornare in Italia. Adesso c'è stata un'istanza proprio in questi minuti depositata alle autorità competenti israeliane per il rientro del bambino in Italia. E noi siamo fiduciosi che un paese come lo Stato di Israele ovviamente rispetti le convenzioni internazionali, quindi su questo, diciamo, lo hanno già detto, cautamente noi siamo ottimisti per il rientro. Quello che vorrei dire è che diciamo, le istituzioni, tutti coloro che avranno la responsabilità, quello che devono fare è provare, diciamo, a non esacerbare la vicenda familiare di un bambino che ha già subito una tragedia. Che cosa vuol dire non esacerbare? Chi è che non aiutare, diciamo, una composizione familiare per evitare che questo bambino subisca, oltre alla tragedia che ha già vissuto, la tragedia di una causa giudiziaria che continui ad andare avanti. Il bambino però deve rientrare in Italia e i processi devono fare il loro corso. Bisogna accertare anche come è stato possibile, esatto, che questo bambino, è possibile che un bambino sia andato via. Però questo vorrei dirlo, siccome è una vicenda drammatica, ci evitiamo le speculazioni. Ho visto attacchi sconsiderati alla ministra Lamorgese, accertiamo come sono andate le cose. Sono stati attacchi anche per questo, per i controlli, ma, diciamo, sono venuti al centrodestra. Evitiamo speculazioni su questo tema, perché è un tema talmente drammatico rispetto al quale, diciamo, la politica deve fare un passo indietro. Abbiamo già molti argomenti su cui attaccare la Lamorgese, insomma, di certo questa non è la questione. Insomma, come ho detto prima, è una questione di cui si devono occupare le autorità competenti, diciamo, temi su cui dibattere di politica e di sicurezza con la Lamorgese ne abbiamo già tanti, purtroppo. Quindi di certo non è questo uno dei temi. Non da attaccarla, visto che la sostenete al governo come noi. Beh, nel governo si possono avere anche idee ovviamente diverse, visto e considerato che tutti sanno che la Lamorgese era il ministro degli interni col governo giallorosso. Noi, quando siamo entrati nel governo Draghi, avevamo chiesto una discontinuità sulla linea politica. Diciamo che la sicurezza e l'immigrazione non sono due tematiche in cui vediamo una discontinuità col governo precedente, quindi in qualche modo rivendichiamo il diritto di rappresentare il nostro pensiero, no, e di criticare il ministro quando è il caso. Adesso non apriamo un dibattito forse sul governo, visto che stavamo parlando di una vicenda così delicata e drammatica che sta a cuore agli italiani. Però un conto è quando si sostiene un governo, si sostiene un governo, se si attacca tutti i giorni un ministro che ne fa parte, questo diventa un problema. Beh, la stessa cosa si potrebbe dire dei nostri alleati del 5 Stelle, allora, quando hanno attaccato il ministro Cartabia sulla riforma della giustizia, ma il PD su quello non ha parlato. Quindi dipende sempre dai punti di vista, ognuno difende il suo punto di vista. Si è fatto carico di una mediazione. Ma, allora, scusate, non so quando chiudere perché vorrei dare la replica a tutti, però adesso andiamo a quella che è la notizia del giorno, perché ieri abbiamo appreso, ve lo dico per bocca peraltro del ministro Giorgetti, che il governo sta lavorando all'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori.
Ne parliamo subito con i nostri ospiti. Passo prima dal professor Crisanti, perché diciamo, l'apertura delle scuole fa ovviamente sollevare la preoccupazione se appunto ci potrebbe essere un aumento dei contagi, ma soprattutto un aumento dei ricoveri, perché sappiamo tutti che il vaccino protegge dal contagio, ma soprattutto protegge dal ricovero, cioè dalla malattia grave. Se io mi vaccino, diciamo, ho molte meno possibilità di finire in terapia intensiva, per dirla breve. Professore, lei prevede un aumento dei contagi dall'apertura delle scuole? Ma io non penso che io non attribuirei all'apertura delle scuole una specifica causa. Io penso che si tratta di cause molteplici che agiscono nella stessa direzione, nel senso che con la stagione fredda non solo magari aumentano le scuole, ma aumentano tutte le attività lavorative e si creano magari anche delle condizioni di assembramento all'interno che sono quelle che favoriscono il contagio. Guardi, io non attribuirei questa importanza. Sicuramente le scuole contribuiscono, però contribuiscono in modo anche indiretto, contribuiscono perché aumentano la socialità, contribuiscono perché aumentano le occasioni per stare insieme, sia dei ragazzi che dei genitori, allo stesso tempo creano un sovraccarico sui trasporti. Ecco, queste allora, sono sicuramente. Vi do un po' di notizie. Lombardia, prima a raggiungere l'80% del ciclo completo, scrive su Twitter la vicepresidente Letizia Moratti. Gran Bretagna va verso la terza dose, in Alto Adige prime classi in quarantena. Intanto una cosa vorrei capire con lei, professore, perché leggiamo che ci sarebbero 4 settimane e mezzo per raggiungere la soglia del 90% dei vaccinati, per evitare ulteriori chiusure, per evitare, per così dire, un inverno complesso come quello che abbiamo vissuto, se non come quello che abbiamo ahimè vissuto negli ultimi 2 anni. Ecco, perché queste 4 settimane e mezzo e perché il 90% che è la soglia delle persone vaccinate? Ma guardi, allora, innanzitutto c'è da dire che la soglia delle persone vaccinate non necessariamente coincide con la soglia delle persone protette, per due ragioni. Primo, perché non necessariamente tutti quanti rispondono al vaccino, e poi perché adesso anche per in modo particolare i dati di Israele ci dicono che la protezione indotta dal vaccino ha una durata di circa 6-7 mesi, in modo particolare per quello che riguarda la capacità del virus di proteggere dalla trasmissione. Aspetti, su questo Crisanti, ma avevo una domanda, aspetti un secondo. Allora, per capirci, i vaccini ci proteggono, dopo i 6-7 mesi tutti i vaccini cominciano via via a perdere di efficacia, c'è un vaccino che rimane, che ci protegge più a lungo di altri, e c'è una differenza per le età, cioè un paziente anziano perde la protezione prima? Ce lo spiega? Sì, guardi, poi questo è un discorso che dovremo approfondire a parte. Comunque vi faccio prima finire la domanda che mi ha fatto precedentemente. Teoricamente il 90% della vaccinare il 90% della popolazione significa raggiungere una soglia teorica che dovrebbe bloccare la trasmissione del virus. Però questa soglia teorica era stata calcolata sulla base che il vaccino desse una protezione perlomeno di un anno, cosa che apparentemente non è vera, o perlomeno i dati di Israele da questo punto di vista sembrerebbero smentire questa aspettativa. Quindi, ecco, io non vorrei che ci fosse l'aspettativa delle persone, raggiungiamo la soglia del 90% e poi non ci pensiamo più, perché altrimenti non ci sarebbe la necessità di fare la terza dose, no? Quindi la terza dose si fa perché questi vaccini hanno una durata di protezione intorno tra i 6 e gli 8 mesi. Poi, okay, la terza dose dovrebbe partire in formazione il 20 settembre per i soggetti immunodepressi cosiddetti fragili. Ok. Sulla questione? Poi sull'altra domanda che lei mi ha fatto, e qui ci sarebbe da chiedere alle aziende produttrici, perché le aziende produttrici hanno completato il trial praticamente a luglio, quindi le aziende produttrici hanno continuato a monitorare tutte le persone che hanno vaccinato e ormai hanno dati per più di un anno e mezzo, quindi sarebbe bello che queste aziende che hanno trionfalmente annunciato che il vaccino proteggeva al 95% dopo 2 mesi condividessero con tutti quanti i dati di protezione per varie classi di età, per patologie e così via. Quindi che questa punzecchiata con chi ce l'ha in particolare? Con tutte? Ma guardi, ce l'ho con tutte perché io penso che non sia accettabile che fanno delle dichiarazioni che poi hanno un impatto gigantesco sul valore di borsa e sulle fortune personali anche dei dirigenti a 2 mesi, giustamente dicendo che il vaccino aveva una protezione del 95% dopo 2 mesi, e poi improvvisamente non danno più dati
sui valori di protezione a 6 mesi, a 8 mesi, però, a 1 anno. E ecco, quello dobbiamo scoprire attraverso Israele. Ecco. Questi dati sicuramente ce l'avevano prima. Per capirci, quindi secondo lei sta nelle case farmaceutiche stanno nascondendo dei dati, questo mi sta dicendo. No, guarda, io penso che le case farmaceutiche non sono state trasparenti sulla durata della vaccinazione. E invece da Israele cosa capiamo? Perché chi magari a casa la gente vuole sapere. Io che sono stata una delle prime, io ho 85 anni, mi sono vaccinata tra le prime, no? Quindi oramai parliamo di cos'era, marzo, aprile, quando è che sono cominciate le vaccinazioni degli anziani? Ecco. Com'è? Cioè, ma guardi, da Israele, aprile, guarda, maggio, giugno, guarda, luglio, agosto, settembre, sono passati già 5-6 mesi, un anziano di 85 anni può stare tranquillo o deve comunque indossare le mascherine? Guardi, i dati di Israele suggeriscono che queste persone si debbano rivaccinare. Ma al più presto, quindi? Beh, sì, nel giro di un paio di mesi sicuramente. Va bene, allora intanto tutti spingiamo ovviamente per i vaccini, guardate per convincere appunto i più scettici a vaccinarsi, vediamo cosa si è inventata la sindaca, una sindaca di un paesino della Toscana, ce lo racconta Giovanna Savini. Siamo a Foz di Novo, 4.700 abitanti in provincia di Massa Carrara. Questo è uno dei comuni della Toscana con una percentuale più bassa di persone vaccinate. E allora, che cosa si è inventata la sindaca? Facendo colazione insieme all'assessore abbiamo detto ma perché no, invitiamoli a prendere un caffè con noi, chissà, magari qualcuno che ha ancora dei dubbi può venire a chiedere e convincersi. Pensare che fino ad oggi solo il 57% della popolazione di Foz di Novo ha ricevuto la prima dose di vaccino, tra i più restii i quarantenni. Lei quanti anni ha? 43. Come mai ha aspettato fino ad oggi per fare il vaccino? Perché non ero tanto convinta, però poi alla fine vedo che comunque bisogna farlo per tutelarci tutti quanti. Ore 14, centro sociale Palomar adibito a centro vaccinale, parte questa giornata di vaccinazione straordinaria, andiamo a vedere se c'è adesione o no. Ha accompagnato sua figlia a fare il vaccino, quanti anni ha? 17, la mia bimba, io ho già fatto. Io ero contrario, però giustamente sono venuta anch'io. Ma come mai lei non si era ancora vaccinato? Senta, cercare un po' un altro, fammi il favore, no? Questo qui è un buono consumazione al bar e potete andare, possono andare a prendere un caffè o una bibita. Vogliamo un riscatto, vediamo se oggi ce la facciamo, poi ci saranno altri appuntamenti, ce la mettiamo tutta. Ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Buon vaccino! Allora, professore, inauguro con lei una rubrica dal titolo Bovax, perché i Novax non li dobbiamo proprio vedere. Bovax, succede che uno possa avere dei dubbi, diciamo così. Voi non andate in giro a leggere stupidaggini su internet perché vi confondete solo le idee, vi fa male alla salute. Allora, una delle domande che molti si pongono però è: io adesso mi vaccino, ho quel bruciorino al braccio che abbiamo provato più o meno tutti, qualcuno ha avuto un po' di febbriciattola, però magari fra 10-20 anni chi lo sa che ci possa essere qualche conseguenza negativa del vaccino? Leggo che Fauci, il super esperto americano, dice: se guardi la storia dei vaccini, virtualmente tutti gli effetti successivi alle prime 48 ore arrivano nei primi 30 o al massimo 45 giorni, dunque mai dopo 2 o 3 anni, per esempio. È così? Ma guardi, io concordo pienamente. Chiaramente la risposta che si deve dare a questo tipo di domanda è che in teoria gli effetti a lungo termine di un vaccino, in modo particolare per questi vaccini, non si conoscono. Ma come ha detto giustamente Fauci, abbiamo una storia di vaccini che ormai di circa 70-80 anni e tutti gli effetti collaterali dei vaccini si manifestano entro le prime settimane. Quindi, sulla base di questa gigantesca esperienza, si può affermare che la probabilità che un vaccino abbia un effetto a lungo termine, dopo poche settimane, è praticamente nullo. Sebbene, con onestà, bisogna dire, non si può escludere, ma è un evento che non è mai accaduto finora.
Certo, quindi diciamo lo zero non esiste mai, dopodiché non è che insomma, il pensiero che io fra 20 anni divento, mi cresce il naso, è diciamo altamente improbabile, ecco, non meno che non lo so fare la vita. Intervento chirurgico ma riuscito, secondo me è va bene. Cioè, no, è bene secondo me è sempre bene dire alle persone i limiti delle conoscenze, no? Però se questo argomento non può essere utilizzato, perché altrimenti non avremmo fatto il vaccino contro la poliomielite, contro la polio, non avremmo fatto il vaccino contro la meningite, il vaccino contro la pertosse e così via, no? Perché quando questi vaccini vengono distribuiti alla popolazione nessuno sa quali sono gli effetti a lunga portata, però si accetta questo rischio perché sulla base dell'esperienza si sa, come lei ha citato, gli effetti a lungo termine dopo 4-5 settimane, difatti non sono stati mai riportati. Perfetto, allora veniamo al Green Pass Molinari-Provenzano, perché ieri il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che è anche un autorevole esponente della Lega del suo partito, ha detto stiamo pensando di estendere il famoso Green Pass, che è quel documento che qualcuno ha sulle app del telefonino, qualcun altro ce l'ha stampato, che consente l'accesso in molti luoghi aperti al pubblico, chiusi ma aperti al pubblico, ci siamo capiti, ristoranti, sale da concerto eccetera, che praticamente stabilisce che noi siamo stati vaccinati oppure abbiamo fatto un tampone oppure abbiamo contratto il Covid nei mesi precedenti. Ecco, dice Giorgetti, c'è l'ipotesi di estenderlo a tutti i lavoratori, altrimenti un solo contagiato rischia di far chiudere l'azienda. Siccome però nei giorni passati Matteo Salvini, che è il leader della Lega, aveva detto non più tardi dal Salone del Mobile, ho parlato col presidente Draghi e non risulta nessuna estensione del Green Pass ai lavoratori del pubblico e del privato, ci spiega che cosa è cambiato in questi giorni? No, io penso che non sia cambiato nulla. Noi abbiamo avuto una serrata trattativa, come è noto, la scorsa settimana in aula sul tema del Green Pass, perché noi contestavamo alcune applicazioni dello strumento, abbiamo fatto valere le nostre ragioni, poi abbiamo lealmente votato con la maggioranza di cui facciamo parte, ottenendo però in cambio, diciamo, tra gli impegni anche un impegno da parte di Palazzo Chigi che non si procedesse a discutere da lì a pochi giorni, come era uscito su fonti stampa, un nuovo decreto che estendesse indiscriminatamente l'uso del Green Pass per l'accesso ai posti di lavoro. Ma la garanzia era quella che sarebbe discusso per fasce, diciamo, per tipologia di lavoro. Infatti il primo decreto ha riguardato l'RSA, dove ovviamente siamo tutti quanti d'accordo che chi lavora in un RSA o accede a un RSA debba avere il Green Pass, il tampone o il vaccino. Qual è il tema dei lavoratori? Giorgetti era un convegno in cui stava parlando con degli industriali, con Confindustria. Confindustria chiede questa misura da tempo e Giorgetti dice una cosa di buon senso quando dice: è chiaro che l'imprenditore ha paura che un solo dipendente possa contagiare altri colleghi e quindi bloccare la produzione. Però c'è anche un altro tema, il tema che ad oggi non c'è un obbligo vaccinale per legge. Oggi c'è in teoria la libertà di scelta e allora finché il Green Pass diventa uno strumento per cui vado a mangiare la pizza, vado allo stadio, vado al cinema, possiamo ancora dire che non è un obbligo, anche se è molto limitativo della vita della persona, perché in teoria uno può evitare, se decide di non vaccinarsi, di andare al ristorante o di andare allo stadio. Nel momento in cui però il Green Pass diventa lo strumento per andare tutti i giorni a lavorare in fabbrica, è evidente che diventa un obbligo surrettizio. E allora su questo la mia posizione, la nostra posizione è la stessa dei sindacati. Cioè noi diciamo, se si vuole obbligare a vaccinarsi per andare in fabbrica, per andare in azienda, il governo abbia la responsabilità di mettere l'obbligo vaccinale, quindi non lei mi sta lasciare dicendo, la libertà, quindi, ma poi non hai libertà di andare a lavorare. Ma quindi Molinari, questa è una notizia, cioè la Lega è a favore dell'obbligo vaccinale? No, ho detto un'altra cosa. No, guardi, la posizione dei sindacati, glielo dico, assicuro. È per l'obbligo vaccinale, no, è eventualmente per discutere. Stiamo facendo un po' di confusione. Io non mi sforzo quotidianamente di interpretare il pensiero di Provenzano. No, ma lei Provenzano ha detto, cerca sempre di interpretare il mio. No, e lei vorrei detto, evitarlo. Lei ha detto, noi ci poniamo il problema del Green Pass. Se si vuole mettere l'obbligo di vaccino per andare in fabbrica, il governo abbia il coraggio di mettere l'obbligo, e non voi di lasciare il Green Pass che diventa un obbligo surrettizio. Per lei e sui sindacati. Però voglio capire una cosa, quindi la Lega è sempre contraria a estendere l'obbligo di Green Pass
nei luoghi di lavoro? Indiscriminatamente, indiscriminatamente sì, noi siamo, esatto, noi siamo, ma la Giorgetti perché ha detto questo? Io l'ho appena spiegato, Giorgetto ha detto che il governo l'ha detto perché parlava agli industriali, se parlava ha detto che ai musicisti diceva un'altra cosa. Giorgetti non ha detto una cosa che non sapevamo, perché se la settimana scorsa il governo aveva già in agenda di discutere questo decreto, quando Giorgetti dice è in discussione in Consiglio dei Ministri, dice una roba che già sapevamo, poi che la posizione della Lega quale lo sappiamo altrettanto, cioè la posizione della Lega è quella che non è favorevole a un'estensione indiscriminata, ma ragionare settore per settore, come giustamente ha ricordato lei, ha detto anche Salvini la settimana scorsa dopo l'incontro con Draghi. Quindi voi questo non lo voterete l'estensione del Green Pass vaccinale? Io prima di dirle cosa voto o non voto voglio vedere qual è la proposta. Lei mi ha chiesto il tema, lei mi ha chiesto sul tema, noi siamo contrari all'estensione indiscriminata, assolutamente sì. Però quindi, dopodomani dovrebbero discutere. E vedremo cosa tireranno fuori. Però la settimana scorsa Draghi ha detto adesso faccio una domanda. No, una domanda a lei anche, perché diciamo Rigoletta è favorevole all'obbligo vaccinale, l'ha detto anche insomma quest'estate eccetera, dopodiché sappiamo anche che i sindacati sono contrari, hanno richiesto una legge, e il ministro Orlando ha detto prima però che ci sia un accordo fra le parti sociali, cioè tra sindacati e datori di lavoro, ed è il motivo per il quale non si era proceduto ad una legge subito. I sindacati sono contrari nel senso che ad esempio anche solo per il Green Pass nelle mense ci sono stati non poche proteste. Io penso che di fronte al dramma che abbiamo attraversato la politica ha il dovere di pronunciare parole chiare sui vaccini. Quindi i sindacati sbagliano? No, mi lasci dire. Sì, vabbè. Molinari ha parlato, adesso provo io, però prego. A dire parole chiare, perché quelle di Molinari non sono chiare. Noi siamo per i vaccini, siamo per il Green Pass e siamo anche per l'obbligo vaccinale. Poiché ci sono forze della maggioranza che non sostengono l'obbligo vaccinale, che sono contrarie all'obbligo vaccinale, come ha appena detto Molinari, noi pensiamo che lo strumento per favorire la vaccinazione sia l'estensione del Green Pass. E lavoriamo anche su quello. L'obbligo sul per farlo nei luoghi di lavoro, diciamo che bisogna farlo ovviamente con l'accordo delle parti sociali, quindi discutendo insieme quindi alle parti sociali. Quindi se i sindacati saranno contrari, però qui non si fa? No, i sindacati sono per l'obbligo vaccinale, per esempio, come noi. E nel caso del Green Pass bisogna raggiungere un accordo con le parti sociali, come è accaduto, abbiamo fatto anche nel governo precedente, quando si sono fatti i protocolli sulla sicurezza, che adesso non si possono aggiornare sui vaccini, ma il tema è far passare un messaggio chiaro agli italiani sulle vaccinazioni, cosa che la Lega, guardi, tra l'altro Molinari è forse tra le persone più di buon senso nella Lega, perché ha detto quando quelli della Lega andavano a protestare contro i no-pass, lui ha detto non ci sarei andato, hanno sbagliato. La Lega purtroppo in questo momento è Bopax, perché Bovax, come avete detto voi, perché ascolti Salvini sta dicendo che è contro l'estensione del Green Pass. E Giorgetti dice che è a favore dell'estensione del Green Pass. Adesso Molinari lo sconfessa. Guardi, ieri è accaduta, Molinari, e poi dice che ci vuole l'accordo con le parti sociali. No, infatti allora lo stiamo discutendo. Non è per l'estensione indiscriminata. Stiamo discutendo, allora stiamo dicendo la stessa cosa. Scusate, no, ma una domanda. Sì, ieri stiamo, allora non è per l'estensione indiscriminata. Meno male che stanno al governo insieme, pensa se erano maggioranza opposizione. Però è diverso, guardi, perché il nostro messaggio è chiaro. Sì vaccini, sì Green Pass, sì obbligo vaccinale. Nel vostro caso è boh su tutto. Ma scusami, le dico ma che sei ieri, detto, ma persino sui vaccini a patto che c'è l'accordo sindacale, allora vuol dire che non lo puoi estendere a tutti, lo estendi nelle aziende sociali. In cui c'è l'accordo, no, questo coinvolgendo le parti sociali, ma guardi, ho capito, Molinari, ieri è accaduta una cosa molto grave ieri al Senato della Repubblica, andare contro la CGIL, al Senato della Repubblica la Lega ha organizzato un convegno in cui si sostenevano sul tema dei vaccini posizioni antiscientifiche molto gravi. A parte che non l'ha organizzato la Lega, ma ha organizzato un singolo senatore. E poi in quel convegno si è parlato anche delle cure domiciliari. Salvini parla come un novax, dicendo che i vaccini fanno... Aspetta un attimo, non si capisce nulla, poi andiamo avanti. Io penso che dobbiamo fare chiarezza al vostro interno, perché questo è un tema fondamentale. Fatela voi con la CGIL. Noi abbiamo detto, perché la CGIL non lo vuole. Noi abbiamo detto, infatti, che siamo per l'obbligo vaccinale come sindacati e siamo per l'estensione del Green Pass coinvolgendo i sindacati. Quindi i sindacati stanno discutendo in questo momento al Ministero del Lavoro per estenderlo. Noi siamo per estenderlo. Ma hanno detto che non vogliono il Green Pass, ma vogliono l'obbligo. Sul convegno l'unica cosa che devo dire però, perché a spese del lavoratore, questo è un detto. Molinari, siccome lei è persona coraggiosa, già un'altra volta su un altro caso, insomma, ci siamo intesi. Nel questo convegno in Senato organizzato, leggiamo
dalle agenzie, diceva questo: il Covid è una malattia curabilissima e ad oggi l'esperienza ci ha consentito di mettere a punto un approccio terapeutico che, se utilizzato secondo ben precise regole, porta alla guarigione di ogni soggetto che si ammali. Lo dica che è una cosa grave, sì, perché è gravissima. Scusi, ma io non devo prendere parte su un convegno a cui non ho partecipato, che non ha organizzato il mio partito, ma che ha organizzato una singola senatrice. Ha sbagliato le dirò, aspetti, io non ero presente al convegno, quindi non so dirle di cosa abbiano parlato. Posso dirle che a quel convegno hanno portato delle esperienze regionali di terapie domiciliari che hanno funzionato, perché adesso non è che la terapia domiciliare è una stupidaggine in quanto tale, poi ci sono anche quelli che i santoni che parlano di stupidaggini, ma il protocollo Covid a casa della regione Piemonte è riconosciuto dal Ministero della Sanità e ha salvato le vite, quindi non è che la cura domiciliare è contro il vaccino o è alternativa, questo voglio dirlo chiaramente, la cura domiciliare non è alternativa al vaccino. Però giustamente spingiamo sui vaccini, parliamo anche delle cure domiciliari. Non è che è un reato questo, anzi è doveroso farlo. Ma perché questa continua ambiguità sul tema dei vaccini? Ma non è ambiguità. Ambiguità in un momento in cui... Ma perché bisogna fare... C'è il vaccino e c'è la cura, ci sono tutte e due le cose. Non è ambiguità, se no è ideologia. Guardi, io non capisco la ragione per cui avere questa ambiguità che va ambiguità a vantaggio di una minoranza ambiguità di italiani. Ma professore, una domanda con lei, perché a proposito di ambiguità, ma la cura domiciliare, cioè, è sbagliata, Provenzano. Ma avete organizzato un convegno in cui avete detto sostanzialmente non bisogna fare i vaccini, bisogna fare le cure. Non mi risponde. La cura domiciliare va seguita o no? C'è questa ambiguità nei confronti di una minoranza di novanta. Ma c'è anche chi ha curato la gente a casa. Adesso recupero la campanella degli animali. Scusate, domanda, un'altra domanda, poi voglio tornare da Crisanti e c'è anche una sorella, che è il compleanno di Crisanti. No, guardi, è possibile però... esprimere un concetto? Sì. Io credo che in questo momento... Io credo che di fronte a questa minoranza pericolosa di Novax, che con un atto di arroganza mette a rischio la sicurezza di tutti, anche delle persone che non si vogliono vaccinare, ogni forma di ambiguità da parte della politica è molto grave e diventa complicità. Quindi voi avete il dovere di fare chiarezza e di chiudere i ponti, come lei peraltro ha chiesto a un pezzo del suo partito, con questi atteggiamenti. Ora, perché non fa io? Bene a una forza che si è assunta la responsabilità di governo durante la pandemia. Aggiungo soltanto questo concetto perché mi è a cuore, nel senso, perché io che ho compiuto, a proposito del Green Pass, la domanda è perché io che ho compiuto il mio dovere, uso le parole di Mattarella, e mi sono vaccinata per me stessa ma anche per proteggere gli altri, devo subire delle limitazioni alla mia vita quotidiana, devo subire delle paure per la mia salute per colpa di qualcuno che quel dovere non lo vuole compiere. Il Green Pass è uno strumento di libertà, è apposta perché lei che è vaccinata, come io che sono vaccinato e come Provenzano che immagino sia vaccinato, non debbano subire delle limitazioni, sarebbe proprio a quello. Il tema è un altro, premesso appunto, che siamo, quindi, lo esprimo anche io il concetto, prego, sì, mi perdoni. Premesso che siamo tutti quanti d'accordo che i vaccini vanno incentivati, che bisogna convincere le persone, fare trasmissioni come queste in cui si fugano i dubbi e si tranquillizza chi ha paura, io direi che la campagna vaccinale in Italia sta andando molto bene, perché siamo oltre l'80% e noi siamo entrati in questo governo anche per fare la campagna vaccinale rispetto alla gestione fallimentare precedente, vuol dire che stiamo lavorando bene. La questione sul Green Pass è questa: siamo convinti che per convincere quel 10% di popolazione che non si vuole vaccinare l'obbligo surrettizio sia lo strumento ideale, oppure con l'obbligo surrettizio noi li radicalizziamo ancora di più contro il vaccino e c'è poi l'incomunicabilità? Questa è la questione. Noi siamo dell'idea che si debba lavorare per convincere e che uno strumento che deve essere un incentivo non possa essere uno strumento che discrimina tra diritti fondamentali come il diritto al lavoro. E voi convincete i sindacati, allora convinca Salvini. Voi convincete i sindacati a dire che creano le varianti. Una cosa che ho il dovere di dirvi, allora, io voglio che ci sono anche delle incongruenze nel Green Pass, Provenzano, lo chiedo a lei, perché ad esempio per pranzare all'aperto non serve il Green Pass, mentre se io vado a vedere uno spettacolo all'aperto c'è il Green Pass, c'è il distanziamento, c'è la mascherina, non è un'incongruenza? E infatti siamo per estenderlo noi. Quindi lo mettereste anche a chi va a mangiare all'aperto? Siamo per estenderlo, siccome sì, c'è anche per chi va a mangiare e anche all'aperto. Perché il ministro della cultura è un ministro del Partito Democratico, anche lui si è dichiarato disposto ad allargare, no, la capienza, esatto, delle sale cinematografiche, dei teatri, quindi sì, è una cosa sulla quale discuterete, perché adesso tanti teatri non possono sopravvivere perché con pochi spettatori...
Invece, e quindi diciamo questo ve lo dico, c'era Gina Desio prima ospite nostra, Crisanti, professore, so che è il suo compleanno. Allora, c'è il Memo Remigi, che una ne fa e cento ne pensa, che le voleva dedicare una canzone, così chiudiamo con un sorriso, poi abbiamo ancora Licudi. Grazie. Ecco, no, vai, vai, Jessica, non essere timida. Da quando mi sei fidanzata, Jessica è più timida. Allora, professore, tanti auguri da parte mia e da parte di tutto lo studio per il suo compleanno. Me lo canta Jessica, io. Professore, happy birthday, le vogliamo dedicare questa canzone. Jessica, scusi, professore. Cosa c'è? Niente. Allora, sapessi che è angosciante vedere che aumenta la variante. La variante. Questa strana epidemia ci riporta in un già visto. Che pazzia. Che pazzia. Sapessi che incoscienza far finta che si tratti di una semplice influenza. Rispettiamoci a vicenda se vogliamo sistemare la faccenda. La faccenda. E allora dai, se non vogliamo pentirci poi, vacciniamoci tutti. Vacciniamoci tutti. Tanti auguri, professore. Grazie, condivido tutto. Grazie. No, ma noi ci siamo ovunque, capito? Va bene, però è un modo, diciamo, sorridente che il nostro Memo, che ha tanta voglia di ballare, di vivere, di andare in giro a fare danni. E vuole di essere sani, soprattutto. Esatto. Allora, una domanda, scusate, ma le bollette, che è successo? Perché il ministro Cingolani ha detto che ci sarà un rincaro di 500 euro a famiglia? Che sta succedendo? Da ottobre la bolletta elettrica aumenterà del 40%. Succede che sono aumentate le materie prime, il costo del gas, in particolare del petrolio, e sono aumentate le quote europee di CO2, quindi con la svolta green, le quote che le aziende devono comprare per poter emettere CO2. E questo si riverbera sulla bolletta. Il problema qual è? Che però nei mesi passati l'effetto era esattamente il contrario. Cioè c'era stato un drammatico calo del costo delle materie prime, ma la bolletta non è scesa. Ma cosa si può fare per aiutare le famiglie? Si potrebbe fare ad esempio quello che hanno fatto in Spagna. In Spagna hanno abbassato il costo della tassa, diciamo, statale sulla bolletta del 5%, Sanchez abbasserà allo 0,5%. In Italia noi abbiamo il 10% di costi di gestione, si potrebbe iniziare ad agire su quello. Si può fare questo, si può mitigare ulteriormente il costo sulle bollette, come il governo peraltro ha detto che intenzionato a fare, e noi su questo lo chiediamo e lo sosteniamo. Si deve però puntare sulle energie rinnovabili, perché questo è l'altro tema, e il ministro Cingolani ha molte risorse a disposizione per provare del PNRR, per provare a far fare questo salto di qualità all'Italia. No, al contrario, è un incoraggiamento, una richiesta, perché su questo tema noi dobbiamo affermare anche un modo per una transizione ecologica che non si scarichi sulle famiglie. Transizione ecologica. Allora, Domenico, lì ad Alicudi, la transizione ecologica l'hanno bella che è compiuta, perché con tutti quegli scalini per arrivare in classe. Sei ancora vivo. La scuola più piccola d'Europa. Sono vivo, a me non mi ammazza nessuno. Ecco, per fortuna. Vedere, mi metto la mascherina, vi faccio vedere la scuola più piccola d'Europa. Siamo arrivati, eccola la preside Mirella Fanti. No, benvenuta. E guarda Serena, ti faccio vedere l'insegnante che ha accettato, ha dato disponibilità per fare tutti questi gradini e venire qui a insegnare. Carla Giocondo, perché ha scelto questa scuola così piccola? Allora, perché sono in questa graduatoria, mi hanno convocato, ho dato la mia disponibilità. E vedo delle scarpe adatte. Ecco, ho le scarpe adatte. Perché si presentarono anche delle insegnanti con i tacchi, ma faccia vedere cosa offrite, preside, voi. Serena, guarda che meraviglia. Questo è il panorama dalla terrazza della scuola. Guardi, da questo meraviglioso panorama di questa meravigliosa scuola, andiamo giù. Io vorrei fare un appello, se me lo consente, certo. Alle famiglie italiane che, grazie, si giri, Serena, si giri, preside cara, sì? Vorrei fare un appello, e quindi alle famiglie italiane che possono trasferirsi per un piccolo periodo, un mese, due mesi, sei mesi. Servono alunni, se qualcuno si vuole iscrivere venite qui ad Alicudi, vivete qui, noi andiamo a vedere la scuola dentro, facciamo vedere i tre banchi, ricordiamo qui ci vengono a scuola solo tre alunni, adesso diamo il tempo di cambiare il settaggio della camera, due secondi, eccoli, questi sono tre banchi, preside, quindi sono due ragazzini delle scuole medie e una ragazzina della scuola
scuola elementare. Esatto, i nostri ragazzi bambini hanno bisogno di compagni, sarebbero molto contenti di avere dei nuovi compagni, anche per piccoli. E allora lanciamo un appello su Rai 1, c'è qualcuno all'ascolto che in questo momento si vuole trasferire qui? Esatto, il mio appello è questo. Questa è un'isola Covid free, è un'isola meravigliosa, una scuola meravigliosa. Preside, offriamo un'aula per l'infanzia, un'aula per la primaria. Aspetta, Serena. Ma lei non è, peraltro lei non sente un accento siculo, preside. Lei l'ha scelta Licudi. No, io sono una giramondo, ho studiato a Roma e poi ho vissuto in tutto il mondo. Ha insegnato in Uruguay, in Africa, ha insegnato in Turchia e poi è arrivata qua. Esatto, ho scelto la Sicilia e le Isole Eolie come mia destinazione, diciamo, come dirigente, e ho trovato un paradiso, Serena. Ti credo, l'abbiamo visto. Serena, se conosciamo delle persone che hanno dei bambini, mandiamole qui. Va bene. Nella qualche famiglia Sicilia, che possa venire in smart working. Certo, d'estate ero lì vicino e questi 356 scalini però sono, diciamo, il simbolo della fatica che, e anche della bellezza di tutti i ragazzi. Ma non dica così, lei è giovanissimo, non fa 350, anche voi, lei pure no, è giovanissimo. No, beh, però sono anche un simbolo di questa, ecco, della fatica sotto, che serve vedere per tornare a scuola, e noi facciamo una cura della fatica del vivere sempre per arrivare a questa meraviglia, altro che 300 scalini faremmo. Vi saluto, ci vediamo domani, ma vi do appuntamento stasera alle 21.25 con Morgan Detective Geniale, la serie TV franco-belga che all'estero ha raggiunto un grandissimo successo. Ci vediamo domani, stasera, tutti su Rai 1.